Da oltre 50 anni la tua Chiesa fa arrivare la sua voce fra la gente. La Libertà ti offre le notizie più dirette della tua Chiesa e uno sguardo di fede sui fatti dell'attualità e della cultura. Più pagine, nuova grafica, inserti a colori, lo spazio dei lettori. La Libertà, la voce della tua Chiesa. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con il nostro rotocalco televisivo. Queste le notizie che vi proponiamo. Ecco i titoli principali. Festincontro. Monsignor Camisasca ha inaugurato la 29esima edizione. Parleremo della beatificazione di Odoardo Focherini, del talent show e dei numerosi appuntamenti di questa ricca edizione. L'affresco ritrovato a Pontone, nella chiesa di San Michele Arcangelo, un affresco del Cinquecento. Il Vescovo in visita ai vicariati 10 e 11 di Ramiseto, Villa Minozzo ed Alta Valdolo. Con questo appuntamento si concludono le visite dei sacerdoti della nostra diocesi. Cena di solidarietà alle Viole, in favore delle parrocchie colpite dal terremoto di Finale Emilia e Pieve Saliceto. Festa medioevale, il pane di Matilde. A Bergogno, alcune manifestazioni per gustare i sapori di un tempo. Mostra fotografica al castello di Sarzano. Continuano le manifestazioni per dare risalto al castello appena restaurato. Concerto al canto per il Madagascar. A Carpineti alcuni cori hanno contribuito a raccogliere fondi per Don Pietro Ganapini, primo missionario reggiano in Madagascar. Decalogo del consumatore. Don Emanuele Benatti ci illustra alcune regole per un comportamento di maggiore responsabilità nelle scelte degli acquisti. Uno sguardo in libreria, Nara Cortellini ci presenta le ultime novità editoriali. Dalle 14 alle 17 giugno ritorna nella parrocchia di Rivalta il festincontro dell'Azione Cattolica con il tema Quattro Passi. Il programma denso di appuntamenti è iniziato con il tradizionale taglio del nastro da parte del Vescovo Massimo alla presenza del Presidente di Azione Cattolica Alberto Saccani e di numerosissime persone. Subito dopo è iniziata la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Camisasca e concelebrata dal novello sacerdote Don Andrea Cristalli con l'animazione liturgica a cura della parrocchia di Montecchio. Attraverso la filigrana delle 4C del vocabolario di Papa Francesco, camminare, costruire, custodire, confessare, il Vescovo Massimo ha offerto una lettura della 4 giorni del festincontro di Azione Cattolica che ha preso il via venerdì sera a Rivalta con la celebrazione eucaristica. Monsignor Camisasca nell'omelia ha sottolineato che il camminare richiama sia il concetto del pellegrinaggio che l'idea dell'uscire da se stessi per vivere un incontro con gli altri, per fare spazio a loro. Tema del Festincontro 2013 è appunto Quattro Passi e quindi una prospettiva di relazioni, di luoghi di incontro, come aveva indicato anche il discorso pronunciato prima del taglio del nastro. Il camminare non è però un andare a zonzo, ma il dirigersi verso un obiettivo, un ideale, verso una casa dove si è accolti e dove si ama. Il costruire significa creare legami solidi, quando cioè il disegno assume una sua stabilità. Si tratta allora di trovare questa fonte, questa radice di stabilità, cioè l'amen biblico, che appunto significa essere fermo, stabile. Occorre cercare di poggiare su qualcuno di solido, Dio, non su se stessi, perché pietre traballanti. E il Signore era la roccia. Ciò non significa cancellare i sentimenti, ma fare in modo che essi non siano i despoti, ma trasformino l'uomo. Per il termine custodire, invece, il Vescovo Massimo ha fatto riferimento alla vigilanza e ha raccomandato la creazione di legami di vera comunità. Infine, il confessare, che come indica il Salmo 117, significa riconoscere e celebrare la grandezza di Dio e viverla nella storia dell'umanità di ciascuna persona. Vuol dire riconoscere che esiste una sapienza più grande di quella di ognuno e una provvidenza che opera. Dio agisce nonostante le debolezze dell'uomo e pazientemente costruisce il suo disegno. La Santa Messa era stata introdotta dal presidente diocesano di Azione Cattolica, Alberto Saccani, che ha sottolineato il valore associativo ed ecclesiale del festincontro, momento privilegiato di incontro, di formazione, di festa, che l'anno prossimo traguarderà il terzo decennio di presenza nella vita della diocesi e ha ringraziato il vescovo per la sua presenza. Il saluto della comunità parrocchiale di Rivalta è stato espresso dal parroco Don Luigi Giansoldati.
Al termine della celebrazione, l'Azione Cattolica ha fatto dono a Don Andrea Cristalli, sacerdote neoconsacrato, di una pubblicazione sulla spiritualità del presbitero e al Vescovo Massimo della raccolta di discorsi di Benedetto XVI all'Azione Cattolica. Continueremo a parlare del Festincontro, ma ora ci dedichiamo ad una notizia riguardante l'arte e la cultura del nostro territorio. Nell'oratorio di San Michele Arcangelo a Vellucciana, nell'unità pastorale di Carpineti, è stato ritrovato un affresco del Cinquecento, di cui nessuno era a conoscenza. Di questa notevole scoperta ce ne parla l'architetto Roberto Cabassi, che ha seguito i lavori. Vediamo il servizio. Illustro brevemente che cosa rappresenta questo affresco. Allora, l'affresco nella parte centrale rappresenta la visitazione di Maria Vergine alla cugina Santa Elisabetta. È un abbraccio tenerissimo, descrive molto bene ciò che viene altrimenti descritto anche dal Vangelo di San Luca. Sopra al riquadro centrale c'è il cartiglio proprio che descrive la visitazione. Ai due lati, al lato sinistro, abbiamo l'arcangelo Michele che sconfigge il demonio, rappresentato nell'iconografia classica con la bilancia in mano e la lancia. Sopra c'è il cartiglio descrittivo. Al lato destro abbiamo San Giovanni Evangelista nell'atto di scrivere con un calamo nella mano destra e il cartiglio esplicativo. Nella parte sottostante abbiamo, nella parte centrale, la Sacra Famiglia con San Giuseppe, Maria e il bambino, e ai due lati due angeli oranti. L'origine è probabilmente della prima metà del Cinquecento. I motivi per cui si trova in questa chiesa non lo sappiamo, onestamente. Non abbiamo ritrovato nessun tipo di documento che attesti né l'avvenuta esecuzione dell'affresco né i motivi, ovviamente. Sono rimasti visibili nel tempo solamente i due angeli e la Sacra Famiglia. Il resto era stato ricoperto nella parte centrale da un altro affresco e nella parte laterale da intonaco. Ed ora ascoltiamo Maura Favalli, che ha eseguito il restauro dell'opera. L'emozione di un restauro, di un intervento, o comunque della scoperta di un affresco particolare come questo è stata tanta perché non ce l'aspettavamo, tanta perché è stato proprio il classico caso del veniamo qua, restauriamo quel che c'è, ma ci rendiamo conto che sotto c'è una cosa molto importante e molto bella. Ci rendiamo conto vuol dire da dei piccoli saggi di pulitura che l'esperienza ci ha insegnato a fare in alcuni punti, ma anche il caso in un qualche modo che ci ha portato a scoprire inizialmente quei 20 centimetri quadrati che erano poi il volto della Madonna. Il volto della Madonna insieme al volto di Santa Elisabetta, di una tenerezza disarmante, poi dopo l'abbraccio, quindi la mano che tendeva Elisabetta, Madonna e Madonna Elisabetta, che racchiudeva proprio il messaggio di questa raffigurazione, che è appunto una visitazione. Queste piccole parti emozionano molto perché entri pian piano in una situazione dove non c'è solamente la forza artistica come in questo caso, ma c'è anche la forza di quello che era la raffigurazione, di quello che voleva dire. E mai in un caso come del genere era così forte il messaggio che portava, il messaggio della visitazione, quindi l'incontro di queste due donne accomunate da un destino molto simile e la forza nell'abbraccio e comunque anche la santità del momento. Continueremo a parlare del Festincontro 2013 perché sabato 15 la manifestazione si è trasferita a Carpi in occasione della beatificazione di Odoardo Focherini. La celebrazione è stata presieduta dal Cardinal Angelo Amato, accompagnato da Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi. Il Cardinale Angelo Amato, nell'omelia, ha sottolineato alcune caratteristiche di Odoardo. La difesa generosa degli ebrei perseguitati, operata dal Beato Focherini, rischiando la propria vita, si inserisce in quella rete umanitaria che circondò i nostri fratelli ebrei in quel periodo tragico.
Il suo martirio fu la conclusione tragica di una vita virtuosa fondata sul trinomio preghiera, sacrificio, azione. Cardini della spiritualità laicale dell'azione cattolica. Oggi si ha bisogno di questi esempi di nobile e inerme fortezza umana e cristiana. La celebrazione in cui oggi il nonno Odoardo è stato riconosciuto dalla Chiesa Cattolica come esempio di virtù piena, vissuta alla sequela di Cristo, rappresenta per la famiglia sicuramente una gioia e un punto sperato e atteso. Il Vescovo Massimo ha concluso la settimana scorsa gli incontri con i sacerdoti delle diocesi. Questi incontri, che lo hanno portato a visitare tutti i vicariati, ad ascoltare le voci dei diversi paesi e dei diversi vicariati, sono stati un'occasione preziosa per aiutarlo a conoscere la nostra diocesi nei suoi punti di forza, ma anche nelle sue criticità. Lo scorso giovedì si è tenuto l'ultimo di questa serie di incontri con i sacerdoti del vicariato 10 di Cervarezza e quelli del vicariato 11 di Villa Minozzo e Toano. Erano presenti insieme al Vescovo il provicario, Monsignor Marmiroli, il segretario e 18 preti dei due vicariati. Il Vescovo ha esordito magnificando le bellezze del territorio di questo vicariato, bellezze che aiutano senza dubbio lo spirito e che mitigano le difficoltà che sussistono anche nell'incontrarsi, soprattutto durante la stagione invernale. Don Giancarlo Rivi, vicario pastorale, ha introdotto l'incontro presentando le diverse situazioni che caratterizzano il vicariato 10. Questo vicariato si estende nel vasto territorio dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, è diviso in 26 parrocchie e comprende una popolazione di circa 4.300 persone, la gran parte di queste avanti negli anni e le poche forze giovani su cui fare affidamento e organizzare per il futuro. Questa situazione porta, specie nelle piccole comunità, ad accontentarsi della celebrazione della messa festiva come momento di vita cristiana, ma specie nei periodi invernali anche come unico momento di comunità. A partire dal convegno di Montagna, 10 anni fa, è stata avviata una riflessione che ha portato le parrocchie ad una precisa idea di vita insieme, nella quale non si ragiona come zone pastorali né tantomeno come singole parrocchie, ma bensì come un intero vicariato. Questo ha portato ad una mentalità tesa a promuovere tutte le potenzialità presenti sul territorio, a stimolare quella corresponsabilità che può dare speranza e far crescere anche le singole comunità. L'idea di pensare il vicariato come corpo unico e coeso si è concretizzata nel cammino costante di formazione e di confronto del Consiglio Pastorale Vicariale, con incontri periodici e partecipati da settembre a giugno. A ciò si aggiungono anche numerosi momenti durante l'anno, come per esempio pellegrinaggi, stazioni quaresimali e tanti altri, anche particolarmente pensati e rivolti ai giovani. In modo particolare, Don Giovanni ha voluto sottolineare la centralità e preziosità della celebrazione eucaristica settimanale, intorno alla quale le diverse comunità parrocchiali possono e devono ritrovarsi per non rischiare di sparire. A fronte della mancanza di sacerdoti, per non dover rinunciare a questo momento, il vicariato ha pensato di sollecitare le comunità a organizzare e preparare con cura la liturgia della parola. Successivamente ha preso la parola Don Luigi Ferrari. Il vicariato 11 delle zone di Villa Minozzo, Toano, Alta Valdolo e Val d'Asta è diviso in 31 parrocchie e conta 14 preti presenti sul territorio. Tra le numerose attività organizzate dal vicariato, Don Luigi ha citato il corso di formazione dei fidanzati in preparazione al matrimonio, gli incontri vicariali per i giovani, i campi estivi, il percorso comune per la formazione dei catechisti, le gite, i pellegrinaggi e il percorso di pastorale familiare. Monsignor Camisasca ha poi sottolineato che la bellezza dei luoghi deve anche spronare a proporre ai giovani dei cammini di formazione che li aiutino a crescere nella dimensione interiore e spirituale. Il Vescovo Massimo ha poi puntualizzato il suo parere su ciò che riguarda la celebrazione della domenica e ha ribadito come anche in altri vicariati le liturgie della parola non devono mai essere viste come sostituzione della messa. È necessario, ha proseguito il Vescovo, che le comunità non perdano la sete dell'Eucaristia come fonte e culmine della vita cristiana e che siano anche invitate a spostarsi nelle parrocchie vicine per non perdere questa occasione di grazia.
Il Vescovo si è dimostrato ampiamente consapevole delle difficoltà di questi processi, poiché egli stesso ha sottolineato che la vita dell'uomo si struttura principalmente su due piani. Da una parte, egli partecipa alla vita del mondo tramite i media, internet e i sistemi di comunicazione e dall'altra vive una cronica difficoltà ad uscire dal proprio vissuto e dal proprio piccolo territorio, e questo porta a una difficoltà di intendere e di partecipare attivamente ad una vita comunitaria piena. Come di consueto, l'incontro si è poi concluso con un buon pranzo nelle belle strutture della parrocchia di Minozzo, recentemente rinnovate grazie a Don Adelmo Costanzi. Vi ricordiamo che nei giorni 2, 9 e 16 luglio il Vescovo incontrerà i giovani della montagna nel centro di spiritualità di Marola alle ore 20:45. Ritorniamo a parlare del festincontro per dirvi che venerdì sera, dopo la celebrazione di apertura, si è tenuta la seconda edizione di Reggio's Got Talent, una gara di diverse esibizioni che hanno intrattenuto il pubblico presente e che è stata vinta da Ludovica Dalla Vecchia. Alla vincitrice è stata assegnata una borsa di studio presso la Hope Music School. Sabato sera si è tenuto un incontro con Simona Azzori, ballerina disabile e pittrice, e anche con Liliana Cosi, étoile e direttrice della scuola Associazione Balletto Classico. Andrea Boni ha intervistato le ospiti di questa interessante serata. Ascoltiamo le loro parole. Simona, il tema della serata era cosa ti manca per essere felice, ma ascoltandoti ti chiediamo a te come fare a essere felici come te. La ricetta della felicità, ma credo che ci siano tanti modi per essere felici, soprattutto pensare che la felicità sia un viaggio dove ogni giorno trovare un qualcosa anche di molto piccolo per essere felici e contenti di quello che abbiamo, senza andare alla ricerca di qualcosa che non c'è o che manca o che chissà dove, perché tutto quello che ci serve lo abbiamo dentro di noi. Da dove nasce la tua fede? Ma nasce dalla voglia di vivere e dal pensare che la vita sia un dono straordinario, e quindi a me piace vivere e piace pensare che questo dono è talmente grande che non può andare perso neanche per un istante, quindi ogni giorno trovare un senso e dare un senso a questa vita perché possa avere non solo un senso per me ma anche per tutte le persone che mi stanno attorno. Parlava di felicità, come fare per trovare la felicità? Ma guardi, come diceva Simone, è dentro di noi. Beh, io l'ho trovata scoprendo Dio e scoprendo che Dio non è per aria ma è nel prossimo, che Lui vuole essere amato nel prossimo. Ogni incontro con una persona è l'incontro con Dio. Io ho scoperto Dio attraverso una grande mistica che è Caterina da Siena, e poi dopo attraverso Chiara Lubich ho capito che questo grande Dio, che è innamorato dell'uomo, ecco, vuole essere amato in ogni uomo, perché lui non è che lo possiamo vedere, no? Infatti Gesù ha detto: non dite Signore, Signore e non amate poi dopo nelle persone. Lui vuole essere amato nelle persone. Dunque, quando ho capito questo trait d'union, che non bastava andare in chiesa, ma bisognava amare il prossimo, questo è stato il mio colpo proprio di fulmine, allora lì è cambiata la vita, allora la felicità è nel mio amore verso l'altro. Il problema è quando io invece guardo me stessa. L'infelicità è quando guardiamo noi stessi. È la cosa peggiore che ci possa capitare. Poco più di un anno fa, i riflettori della comunicazione erano accesi sui danni causati dal terremoto dell'Emilia, dove anche tante nostre parrocchie sono rimaste coinvolte. Ad un anno di distanza rimangono ancora molte ferite che lentamente si stanno rimarginando, non senza fatica. Noi eravamo presenti nel borgo Le Viole di Castellarano, dove il signor Umberto Bertani ha organizzato una cena di beneficenza per aiutare la parrocchia di Finale Emilia, la parrocchia di Pieve Saliceto e l'associazione contro la pedofilia La Caramella Buona. Era presente a questa manifestazione anche un camion di Overland, un'associazione che si occupa di curare diverse situazioni umanitarie in molti paesi del mondo, arrivando anche alle situazioni più estreme. Durante la cena il presidente della Caramella Buona ha illustrato ai presenti le attività svolte dall'associazione.
Don Giuliano Mazzucchi ha poi presentato la situazione attuale della parrocchia dove lui opera, insieme a Don Giovanni Caselli a Pieve Saliceto. Durante la serata il noto pittore reggiano Alfonso Borghi ha donato al promotore dell'iniziativa Umberto Bertani un suo quadro e un altro quadro è stato donato al dottor Roberto Nobile, presidente di Caramella Buona. Era presente anche il fotografo Enrico Rossi con quadri fatti in collaborazione con Alfonso Borghi. Ora ascoltiamo le parole di Don Giuliano Mazzucchi della parrocchia di Pieve Saliceto. Don Giuliano Mazzucchi di Pieve Saliceto, uno dei posti danneggiati dal terremoto di un anno fa, a che punto è la ricostruzione? Mi stava dicendo che la chiesa è ancora inagibile. Come tante altre chiese è ancora inagibile e aspettiamo che i progetti vengano approvati, i progetti che abbiamo presentato vengono presentati in regione, in sovrintendenza, e adesso siamo, diciamo noi, alla guazza, perché il tendone che gentilmente la Protezione Civile Bentivoglio di Gualtieri ci ha prestato per parecchi mesi, subito dopo, poco dopo il sisma, proprio questa sera lo stanno smontando perché devono usarlo per altri scopi e noi rimaniamo, diciamo, alla guazza. Diremo messa o ci troviamo nei pochi locali della parrocchia che abbiamo disponibili. Avete anche un centro di primo di raccolta per donne e bambini? Accoglienza, una piccola accoglienza, diciamo tra virgolette, al femminile, che è stato usato, questo è stato pianificato dentro con le parrocchie del comune, le nostre parrocchie, e in cui sono state accolte in tempi diversi alcune donne, però solo donne, qualcuna col bambino. E abbiamo avuto occasione di accogliere anche in questa piccola locale, che è autonomo, una persona che veniva da chi è stato terremotato veramente e aveva perso la casa, eccetera. Lei ha un'esperienza di 18 anni in India. Cosa ricorda di questo periodo? Adesso ricordo tanto e niente. Ricordo che l'India è molto diversa dall'Italia, l'Italia molto diversa dall'India. La nostra vita nelle parrocchie, io sto imparando, dicevo anche al vescovo così, sto imparando a fare il prete e il parroco qua in Italia, perché è una cosa totalmente diversa. Nell'India ho trovato una grande accoglienza nelle persone, calore, perché un po' c'è sempre caldo, ma anche calore, diciamo, umano, e generosità, tante belle cose. È vero che ci sono tante cose negative, in India le ho vissute anch'io, però avendo vissuto a contatto con le persone nello slum, si dice slum, quello che chiamano baraccopoli o bidonville così, ecco, mi sono sentito uno di loro ed ero di loro, mi hanno detto loro. Ecco, non c'è stata differenza, disparità fra me e gli altri. Una grande ricchezza che non è quella che intendiamo noi. L'umanità, la gioventù, cioè una nazione giovane, la voglia di tanti giovani, noi si dice in inglese di emergere, to come up, perlomeno di vincere le sfide che ci sono nella vita, di non lasciarsi andare, e direi il senso religioso che praticamente tutti hanno. Qualcuno ce l'ha in modo estremo e questi sono da mettere da parte, sono gli estremisti. Però il senso religioso è un tesoro grosso. Che noi un pochino stiamo perdendo qua. Ci sembra che abbia una certa nostalgia dell'India. Me l'hanno detto altre persone, a dir la verità. Quando lasciai l'India praticamente 4 anni fa, in questo periodo più o meno, ho lasciato l'India e basta. Mi sono accorto dopo che io ho solo un cuore, il cuore è qua, adesso cerco di radicarmi qua. Però mi sono accorto dopo che avevo tanti legami e tante persone si erano legate a me e non capivo il perché, adesso un po' lo capisco, forse perché abbiamo condiviso le cose belle della vita, le cose più dolorose, le cose ordinarie della vita. Ecco, poi 18 anni sono 18 anni. Il pane di Matilde. In Bergogno, frazione di Paolo di Casina, si sono svolte alcune manifestazioni che hanno suscitato l'interesse dei tanti partecipanti convenuti per riscoprire usi, tradizioni e cibi medievali. Ascoltiamo Lucia Barbieri, vicepresidente del Comitato Pro Bergogno, che ci illustra le manifestazioni. Bergogno è un borgo nel comune di Casina
è tutto un po' vecchio, è tutto abitato anche da persone un po' anziane. Noi cerchiamo di la valorizzazione del paese, facciamo queste feste per la valorizzazione e facciamo il pane con una farina macinata a pietra che si chiama col grano dei miracoli. È un grano che è pregiato perché comunque si ricava poca farina, è un antico grano, e da questa cosa facciamo tutti i nostri prodotti, che sono l'erbazzone, le torte, l'erbazzone col riso, sempre tipico del nostro posto, le torte, il pane, le focacce. E queste cose qua le facciamo in questa occasione, abbiamo iniziato ieri la festa del pane di Matilde, è la quarta edizione. È bello vedere comunque un paese che ha poca gente, vederlo pieno, vivo. Abbiamo ripreso questa festa oggi, domenica 16 giugno, sempre la nostra festa del pane, abbiamo allestito questo stand con i nostri prodotti, torte, pane, pizza, focacce, erbazzone con riso e senza riso, sono i nostri prodotti con le nostre farine. Poi fuori hanno allietato la giornata, la maestà della battaglia, i gufi, i falconieri del Secchia. E per questo pomeriggio un po' di festa che si conclude con questa, adesso si mangia, si conclude questa serata così. Vale davvero la pena di visitare il borgo di Bergogno per la sua unicità e per la sua atmosfera. Continuano le manifestazioni riguardanti il restauro del castello di Sarzano dopo la 3 giorni di incontri e eventi folcloristici, l'impegno dell'assessore Caroli per promuovere il castello appena restaurato è proseguito nell'organizzazione di numerosi eventi che si snoderanno durante tutta l'estate. Infatti sabato 9 giugno nell'ambito della fotografia europea si è tenuta una mostra di fotografi sarzanesi dal titolo Tra la Via Emilia e l'Appennino. Ce ne parla Anna Maria Domenichini, curatrice dell'evento. Per il terzo anno i fotografi sarzanesi espongono presso la chiesa del castello di Sarzano. Anche nei 2 anni precedenti l'esposizione è avvenuta nell'ambito di fotografia europea. Quest'anno il tema di fotografia europea è cambiare, fotografia e responsabilità. Abbiamo scelto, come negli scorsi anni, di declinare il tema ufficiale di fotografia europea in un tema più personale. Negli scorsi 2 anni è stato declinato in particolare all'interno dell'Appennino e quest'anno abbiamo deciso di spaziare nel territorio e abbiamo intitolato la mostra Fra la Via Emilia e l'Appennino. Ci siamo ispirati a un album di Francesco Guccini, Fra la Via Emilia e l'Ouest. Anche noi, a distanza di 30 anni, proviamo a raccontare i mutamenti dei luoghi e delle persone. Siamo in 9 fotografi. In particolare, in questa esposizione, i temi trattati sono stati questi: le terre in movimento, la natura umanizzata, una città in bicicletta, il paesaggio onirico, il disagio delle persone meno fortunate, lo splendore di un castello ritrovato, un dancing che non c'è più, il mutare delle stagioni e la presenza del passato nella quotidianità. Noi ci auguriamo che questa mostra piaccia e così come è stato per gli scorsi anni. Ci abbiamo messo il nostro impegno, l'abbiamo fatto con molta passione e quindi contiamo sul parere benevole anche di chi verrà a visitare la mostra. Siamo in 9 fotografi, residente in luoghi vari e siamo Giuliano Costi, Francesco De Siante, Anna Maria Domenichini, Andrea Ranapini, Maria Alberta Ferrari, Marisa Marazzi, Elisa Morini, Elena Rossi e Laura Tognetti. Nella chiesa Maria Ausiliatrice di Carpineti si è tenuto venerdì 14 giugno il concerto Al canto per il Madagascar. Erano presenti le corali di San Prospero di Carpineti e Pantano, il coro vicariale Oltre la Sparavalle di Cervarezza e Talada, il coro Mundura di Montalto e Vezzano e la corale della Risurrezione di Castelnuovo Monti. State vedendo in questo momento le immagini del coro Oltre la Sparavalle che ha terminato la propria esibizione e lascia il palco al coro successivo.
La manifestazione è stata promossa dall'associazione AMGA, cioè Amici di Don Ganapini, e dal Centro Missionario Diocesano per sostenere un progetto per la costruzione della chiesa di una parrocchia alla periferia di Antananarivo, in cui attualmente opera Don Pietro Ganapini, sacerdote della nostra diocesi. Ha condotto la serata il dottore Giuseppe Domenichini, che si è collegato telefonicamente con Don Pietro, il quale ha ringraziato per l'attenzione e per la collaborazione nell'aiutarlo a costruire questa chiesa e ha voluto ringraziare direttamente tutti i componenti dei cori che sono intervenuti. Ascoltiamo un piccolo brano eseguito dal coro Mundura. Vediamo ora la rubrica Uno sguardo in libreria insieme a Nara Cortellini che ci presenta alcune novità librarie. Cari amici, ben ritrovati al nostro appuntamento con i libri. Il primo che vi propongo è di Monsignor Tonino Bello, La bisaccia del pellegrino. L'invito che egli fa ai maturandi di un istituto magistrale è quello di intraprendere un nuovo cammino con una bisaccia che contiene dei sogni, ma soprattutto il sogno, per cui vale la pena spendere la propria vita. E questo libro è per tutti i giovani e per tutti coloro che vogliano rimanerlo sempre. Il secondo è di Don Lorenzo Milani, un altro testimone di questo nostro secolo. Don Lorenzo ci propone in questo libro Perché mi hai chiamato, le lettere che gli ha scritto a vari sacerdoti, al suo direttore spirituale, omelie, riflessioni, che potranno rivelarci ancora più profondamente la grande personalità di questo testimone. E per i nostri amici più piccoli, un bel romanzo, Cuore testardo. Si tratta di un ragazzo di 16 anni che cerca se stesso, nelle difficoltà e nei trabocchetti di una setta, ma che saprà uscirne e, con l'aiuto della famiglia. Ed è un libro che possiamo proporre ai nostri giovani per metterli in guardia contro tutti coloro che strumentalizzano i loro sogni. E infine, per i più piccoli, Coraggio da lupi, un bel racconto per conoscere l'esperienza scout e per imparare che obiettivi impensabili da soli possono essere raggiunti in amicizia e in collaborazione. E con questo vi auguro buone vacanze, naturalmente con un libro. Concludiamo questa puntata di cronaca tornando a parlare del Festincontro, che ha affidato la sua grande conclusione al Varietà dei Fiaschi di San Giovanni di Novellara, che con il loro scoppiettante show hanno fatto letteralmente rischiare l'infarto ai numerosissimi presenti, che non la smettevano più di ridere. Esilaranti gag con dialoghi frizzanti, come quello tra il prete di campagna e il nuovo vescovo. Favolosi intermezzi che raccontano la vita contadina a San Svan, le poesie dialettali che hanno fatto ridere giovani e vecchi e contemporaneamente hanno ricordato quanto divertente e bello è il nostro dialetto. A questo proposito vi proponiamo la canzone che ha dato il via allo spettacolo. Ascoltiamo. E San Svan ha un address. Doghe San Sval fa la figura dal fes, al sain doghe, bagno il nualera, ma e San Sval, agna mia, un'idea c'era, insieme alla kerta, le un puntei, che aspettiamo con duo cialei.
mo per nuetter le granda se, perché tot quat nuetter le assionne. Viva San Svan col suo canei, con la campagna e con la fossa di Nime, con la fumana e al sol di ste. Viva San Svan e la ginta castale, e a rivelta a sombrive per ferro vreder finca si kerpe, e siamo venuti dalla nostra fossa della tristezza, noi vogliamo le ossa, e col segnale dalla regia finta canton che a scomincia mia, e adesso le ora cacto muntai perché nueter a sion coi campaca mai. Viva San Svan coi solcanei, con la campagna e con la fossa di me, con la fumana e al sol di ste. Viva San Svan e la ginta castale, viva San Svan coi solcanei, con la campagna e con la fossa di me, con la fumana e al sol di ste. Guarda che lavoro, ragazzi, provo 50 volte, total volte, porca vacca, messo mea. La figura da Nessi compagna, adesso sei dito. Lo manca detto, forse che anche al vento. Niente, da capo, da capo, da capo, da capo. Da capo niente, da capo niente, adesso. Viva San Svan e la ginta clasta. Buonasera! Rivalta, festa incontro, Reggio Emilia, buonasera! Questa è l'ultima puntata di Cronaca, nell'augurarvi buone vacanze vi ringraziamo per la vostra fedele attenzione durante questo anno e vi ricordiamo che la nostra trasmissione riprenderà nel corso del prossimo settembre. Vi auguriamo di nuovo buone vacanze, arrivederci! Da oltre 50 anni la tua chiesa fa arrivare la sua voce fra la gente. La libertà ti offre le notizie più dirette della tua chiesa e uno sguardo di fede sui fatti dell'attualità e della cultura. Più pagine, nuova grafica, inserti a colori, lo spazio dei lettori. La libertà, la voce della tua chiesa.